ritorno, buongiorno e buona domenica. Benvenuti a TG Prima, una nuova stretta sul fronte coronavirus e allo studio da parte del governo. Sarà decisa nelle prossime ore e appare inevitabile perché in Italia la curva continua a crescere e secondo i calcoli dei tecnici continuerà a farlo almeno per un'altra settimana. Nelle prossime ore dunque i capi delegazione torneranno a riunirsi per studiare una zona gialla rafforzata da far scattare il 7 gennaio, quando tutte le regioni torneranno in area gialla. Quando cioè si esauriranno gli effetti dell'ultimo DPCM che fissa il lockdown nazionale nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Con l'RT in aumento ed un tasso di positività al 18% ed ancora in crescita, sono dati che destano preoccupazione ad una parte del paese. Allo scadere del decreto di Natale, il 6 gennaio, molte regioni potrebbero finire nuovamente in zona rossa o arancione. A rischiare per ora sono soprattutto Veneto, Liguria e Calabria, che, secondo l'ultimo report, hanno superato il valore 1 di RT e che potrebbero essere collocate nella lista dei territori sottoposti a maggiori restrizioni. Molto vicine a quella soglia ci sono anche Puglia, Basilicata e Lombardia. Attualmente è previsto che, dopo il decreto, le regioni tornino alla fascia di colore assegnata prima del lockdown natalizio, cioè tutte di colore giallo tranne l'Abruzzo arancione, ma l'andamento del contagio non rende così scontato che sia così. Sarà il governo quindi a decidere la prossima settimana a seguito delle verifiche effettuate dagli esperti sul nuovo report dell'Istituto Superiore di Sanità. Nelle prossime ore dunque i capi delegazione torneranno a riunirsi per studiare una zona gialla rafforzata da far scattare il 7 gennaio quando tutte le regioni torneranno in area gialla. E ancora il Covid, sono 11.831 i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, resi noti dal consueto bollettino diramato dalla Protezione Civile Nazionale. Da ieri sono stati registrati 364 morti, che portano il totale a 74.985 dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia da Covid-19. Sono 392 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 3.209 tamponi processati ed il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 191.799, è quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione Campania. Dei nuovi casi odierni gli asintomatici sono 344, mentre i sintomatici sono 48. Sono invece 29 i decessi registrati, di cui 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 in precedenza, ma registrati ieri. Il totale delle vittime Covid sale quindi a 2.893. I guariti del giorno sono invece 676 e sono infine 99 i ricoveri in terapia intensiva su 656 posti disponibili. Sono 1.355 i ricoverati con sintomi su 3.160 posti letto Covid ed offerta privata a disposizione. Sono 45.667 le persone attualmente vaccinate contro il coronavirus in Italia, secondo l'ultimo dato disponibile sul portale online del Commissario Straordinario per l'Emergenza. In testa la provincia autonoma di Trento, somministrate 1.730 dosi, il 34,8% delle disponibili, seguita dalla Regione Lazio con 9.300 vaccinazioni e dal Friuli Venezia Giulia con 1.948 vaccinazioni. La fascia di età più vaccinata è quella tra i 50 anni e i 59 anni, 13.086, seguita da 40-49 con 10.475 vaccinazioni e da 30 a 39 anni con 7.972. La fase 1 della vaccinazione, che ha preso ufficialmente il via tra il 30 ed il 31 dicembre a seconda delle regioni, interessa operatori sanitari e sociosanitari e al momento sono 40.148 vaccinati, personale non sanitario con 2.181 e gli ospiti delle RSA con 3.388. Aumentano ancora i contagi Covid nel Salernitano. 8 sono i nuovi positivi a Pagani, che attualmente conta 835 casi. Ad Angri, per i giorni 31 dicembre e 1 gennaio, sono 22 i nuovi contagi e 23 i nuovi guariti.
A Baronissi si registra un solo positivo e il totale degli attuali contagiati ammonta a 90 persone, mentre dall'inizio della pandemia sono 520 le persone colpite. Si è registrato un mini focolaio all'ospedale civile di Rocca d'Aspide, dove le persone contagiate sarebbero risultate 17, a seguito di uno screening avviato dopo il ricovero di un paziente positivo. Sono 8 tra infermieri e 9 pazienti dei reparti di medicina generale e lungodegenza. E adesso cambiamo argomento. Una lite finita in tragedia a Casola di Napoli. Salvatore Palombo, di 44 anni, è morto accoltellato nel piccolo comune dei Monti Lattari. L'omicidio è avvenuto poco prima delle 17 di ieri in via Vittorio Veneto, dove inizialmente un litigio familiare si sarebbe trasformato in breve tempo in una feroce aggressione. L'assassino, secondo quanto si è appreso, è il cognato Umberto Longobardi, di 44 anni. Adesso gli sforzi degli inquirenti si concentrano sul movente che ha spinto Longobardi a colpire, anche se non si esclude la pista che porta a delle presunte avance che la vittima avrebbe fatto alla nipote, ovvero la figlia del Longobardi, che poi l'avrebbero fatto infuriare. L'uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Castellammare in sinergia con i colleghi di Gragnano. Un ragazzo di 28 anni è rimasto ferito a Napoli a causa di una caduta di un albero di alto fusto, probabilmente per colpa del maltempo. È accaduto ieri sera a Piazza Cavour. Il ragazzo stava transitando a bordo di un motorino quando è stato colpito dai rami dell'albero ed è poi caduto scivolando sull'asfalto. Il giovane è stato immediatamente portato al Cardarelli dai sanitari accorsi sul posto. Ha alcune ferite agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita. Il maltempo, secondo le informazioni dei vigili del fuoco della città, ha provocato la caduta di alberi anche in altre zone del capoluogo, come a Barra o al Vomero. Crolla l'arco borbonico in pietra di Napoli, l'ultima testimonianza del vecchio porticciolo borbonico ritratto in tanti dipinti della scuola partenopea. L'effetto della mareggiata avvenuta negli ultimi giorni del 2020 non accenna a finire. Napoli ieri ha dovuto fare i conti con un'altra importante perdita per la storia di questa città. L'arco infatti risale al 1700 e nacque come approdo per i pescatori, i cosiddetti luciani, gli abitanti del vicino borgo di Santa Lucia, ma successivamente nel corso dell'Ottocento fu trasformato in terminale dello scarico fognario. Da anni è abbandonato all'incuria ed in equilibrio precario, l'arco era stato recentemente puntellato con i tubi innocenti. Non ha resistito all'ultima mareggiata, finendo per crollare quasi interamente in acqua. Adesso il punto per quanto concerne i dati da coronavirus nella provincia di Caserta, che secondo il report dell'ultimo bollettino sono 59 registrati, il 3,9% dei 1.497 tamponi processati. Un dato il più basso secondo rispetto alle ultime settimane, che fa ben sperare in vista del futuro. Da aggiungere al bollettino anche altri 6 decessi nei comuni di Aversa, San Felice a Cancello e Sant'Almaro, oltre che ben 3 casi a San Cipriano. I guariti del giorno sono 245 e gli attuali positivi sono 4.621. Il maggior numero di nuovi positivi si registra a Galluccio con 6 casi ed a Trentola Ducenta con 5 casi. Il professore Nicola Coppola, direttore del reparto malattie infettive area Covid, è stato il primo a ricevere la dose di vaccino contro il coronavirus presso il Policlinico Luigi Vanvitelli. A darne notizia è stata la stessa azienda ospedaliera con un video sui propri canali social in cui si vede il professore che riceve la dose. Inoltre la Regione Campania ha reso noto che a completamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale, che ha visto la Campania come prima regione in Italia con la somministrazione già da ottobre, sono state acquistate e saranno distribuite a tutte le ASL 66.000 dosi di Flumist spray nasale della AstraZeneca. Questo vaccino antinfluenzale è destinato ai più giovani, ai bambini ed adolescenti di età compresa tra 24 mesi e 18 anni. Data l'agevole modalità di somministrazione, le ASL ed i pediatri di libera scelta sono invitati ad utilizzarlo per i pazienti in età evolutiva, affetti da disturbi del neurosviluppo, disabilità, patologie invalidanti o croniche.
E adesso cambiamo argomento perché è arrivato il momento dello sport. Archiviata la pausa natalizia, torna il campionato ed il Napoli è pronto per l'insidiosa trasferta sul campo del Cagliari questo pomeriggio alle ore 15. Gli uomini di Gennaro Gattuso dovranno fare a meno di diverse pedine importanti. Ancora out i lungodegenti Mertens e Koulibaly, mentre Osimhen è risultato positivo al Covid al rientro dalla Nigeria. Lo stop natalizio non è servito a recuperare gli elementi fuori per infortunio, se non Irving Lozano, entrato già per mezz'ora nell'ultima sfida contro il Torino, che tornerà quest'oggi titolare a destra con l'obiettivo di confermarsi capocannoniere della squadra. Il ritorno del messicano con Insigne, Petagna e Zielinski trequartista permetterà a Gattuso di preservarsi, almeno Politano, come cambio offensivo con Llorente ed il 2002 Cioffi aggregato dalla primavera. Per il resto non dovrebbero esserci particolari novità di formazione. Il ritorno di Fabian Ruiz, altro assente nell'ultima uscita, è comunque obbligato considerando che Demme solo in extremis è rientrato nei convocati. Davanti ad Ospina nessun dubbio su Manolas e Maximovic in assenza di Koulibaly, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui che a sinistra dovrebbe vincere il ballottaggio con Isai. Adesso chiudiamo con il Benevento impegnato oggi in casa contro la capolista Milan. I Sanniti infatti saranno impegnati alle ore 18 al Vigorito contro i rossoneri, una vigilia tutt'altro che allegra, vigilia turbolenta perché ieri il club ha ufficializzato 3 positivi al Covid-19, 2 membri dello staff medico e 1 di quello tecnico. I soggetti in questione sono in isolamento e in buone condizioni di salute. Inzaghi oggi affronterà il suo glorioso passato, confermata la difesa con Letizia, Glick, Tuia e Barba davanti a Montipò. In attacco con Caprari e la Padula ci sarà in prota, mentre Insigne partirà dalla panchina. Nel Milan invece mancheranno Gabbia ed Hernandez per squalifica, Bennacer, Salamakers ed Ibrahimovic per infortunio. Filippo Inzaghi ha così presentato il match. Non può essere una gara come tutte le altre per me. Dopo i 90 minuti tornerò a tifare per il Milan. Possiamo giocarcela anche se sarà durissima. I rossoneri stanno bene e sono realmente forti, nonostante le assenze. Il gruppo sta bene, mi dispiace per lo stadio vuoto, ma dobbiamo crederci, altrimenti ne usciremo sconfitti. E con lo sport, con il Benevento, siamo in chiusura. Era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.